Quando le formazioni partigiane andavano in azione alla notte, dove andavano il giorno? Erano ospitati dalle famiglie di tutta la nostra provincia, anche quelle che non hanno avuto nessun riconoscimento come partigiani. Quando riuscivano a far scappare i prigionieri dell'Accademia Militare, li accoglievano le donne di San Cataldo, perché dove c'era il buco dove usciva la fogna, avevano steso le lenzuola come fossero fatto il bucato e nascondevano i giovani che riuscivano a scappare dall'Accademia attraverso la fogna. Ma dove credete che andassero quelli che scappavano, ad esempio, dal campo di concentramento di Fossoli? E dove andavano quando qualche partigiano era rimasto ferito? Se non c'era una famiglia, qualsiasi essa sia, che diceva sì, ce l'ho un letto, portatelo lì. Resistenza, subito si pensa alla resistenza armata. C'è stata quella, per fortuna, ed è importante, va rispettata, ma ha potuto esserci perché c'era quella civile. Questo 25 aprile 2018 per me è diverso da tutti gli altri perché ho letto il libro su Gabriella degli Esposti, scritto dalla figlia. Bellissimo. Ho conosciuto, amato, mi sono commosso e inginocchiato, pellegrino sul greto del Panaro e negli altri luoghi, con tutti coloro con i quali ispira condividere questo racconto. Il primo partigiano che è stato ucciso lì a Manzolino si chiamava Roberto Moscardini e l'avevano impiccato per i piedi proprio di fronte alle finestre della nostra scuola. Obbligavano i bambini, con noi bambini, prima di entrare in classe dovevamo sputare sul viso di Moscardini. Poi un bel giorno non c'era più, l'hanno tolto. E dopo la guerra io ho imparato che era stata la mia mamma con una Moscardini che andò a protestare, l'ha preso giù e poi l'ha portato con un carrettino di quelli da Ortolano, l'ha portato nel cimitero, era stata la mamma. L'insegnamento che viene da personalità come la Gabriella, come la Gina Borellini, come altre personalità, l'Irma Marchiani, che sono state riconosciute, ma migliaia di donne della nostra provincia, che conosco la nostra provincia, ma del paese, hanno reso possibile l'apertura a una strada della democrazia, hanno reso, come dire, più civile anche la politica, più completa. Queste cose dovrebbero avere un riflesso verso le giovani generazioni. La vita delle loro nonne e delle loro mamme, i ragazzi lo dovrebbero conoscere, perché dimostra anche quando la ragione per la quale noi ci ribelliamo di fronte a chi mette la svastica. Ci rendiamo conto che le leghe in modo particolare diventano un punto di riferimento proprio perché si può parlare, ci si può confrontare e riconoscere quei valori che sembrano smarriti. C'è più voglia di parlare, a parte alcuni che sono estremamente poi anche demoralizzati, delusi, si chiudono in loro stessi e tendono ad avere anche un rancore nei confronti di quelli che sono gli altri, nei confronti della società, nei confronti del diverso. Ed è quello che più, diciamo così, spaventa. Dobbiamo tenere viva la memoria proprio perché questo non deve più succedere.